Nuovo video, questa volta ancora un haul perché ero curiosa finalmente di provare questo brand che è arrivato in Italia da Sephora. E quindi ultimamente sono andata lì per provare NARS. Finalmente anche io ho preso dei prodotti e proprio su questo però vorrei poter dire il mio pensiero e ciò che penso. E vorrei sapere anche a riguardo voi cosa ne pensate. Allora, io sono andata proprio per la curiosità di provare il Fard, che voi tutte conoscerete, che è uno forse delle cose più famose che fa NARS, ho detto una delle cose più famose, e che ha anche un nome particolare, il Fard Orgasm. E devo dirvi la verità, a me tutta sta bellezza di questo Fard personalmente non mi è piaciuto. Questo per dirvi che cosa? Tantissime youtuber, ma veramente tante, ora per dire NARS, ma per dire anche altre aziende, pubblicizzano un prodotto e noi tutte, dico anche io perché io per curiosità sono andata a vederlo, oggettivamente a me non è piaciuto. Certo, è stravenduto, lo usano tantissime youtuber, la qualità sarà anche eccezionale, però io devo dire la verità, non riesco a capire perché si pubblicizza, o comunque tutte noi ragazze che poi andiamo a vedere altre youtuber, andiamo dirette su quel filone di prendere, per esempio, in questo caso il Fard Orgasm della NARS. Potrebbe essere il Ruby Wood della linea di MAC, potrebbe essere una qualsiasi altra cosa. Noi tutti quanti seguiamo, pensiamo che quello sia un prodotto eccezionale, non ne vengono pubblicizzati degli altri e quindi diciamo che è il top. Ma io vorrei dirvi una cosa. Lo chiamano dupe, quello che è il doppione di un prodotto, economico o costoso. Io ora ho preso il tester e ve l'ho portato a far vedere questo della linea di Chanel, il rose initial, il 72, che forse con la luce non si vedrà tanto bene. Questo per dirvi che cosa? Innanzitutto questo è del trucco nuovo dell'autunno, diciamo, cioè della primavera-estate, della linea di Chanel. È uscito quest'anno e per quanto sia Chanel, che è un brand di lusso, un brand costoso, cioè io voglio dire, innanzitutto ci sono 7 euro di differenza tra un fard di NARS e un fard di Chanel. Uno costa 30 e uno costa 37. Dico io, ma perché non vengono mai pubblicizzati questi prodotti? Io non sto facendo pubblicità a Chanel piuttosto che a Dior, piuttosto che a NARS, ma vedo tantissimi youtuber che uno Chanel non lo prendono neanche in considerazione. Quando poi la pasta di un fard, il pigmento, la luminosità sono dei prodotti eccezionali. Io ora ho detto Chanel perché è quello che ha più, diciamo, ha resa superiore, ma è più similare al fard orgasm di NARS, che personalmente non mi è piaciuto proprio. Quindi questo è il mio pensiero. Per carità, anche io vado a vedere cosa dicono le youtuber, mi faccio un'idea se mi piace o non mi piace, ma non è detto che solo perché quella youtuber lo dice è il top in assoluto. Assolutamente no. Quindi a maggior ragione non l'ho preso e di conseguenza, ma prettamente perché non mi è piaciuto. Quindi ho preso altri prodotti che sono più confacenti a quello che volevo provare e a ciò che mi piaceva. Io ora non è polemica, assolutamente no, vorrei un vostro pensiero e capire anche voi cosa ne pensate, perché io da un anno che sono su YouTube e quindi mi sto, diciamo, facendo tante idee, però non trovo che secondo me sia tutto oro quello che luccica, tutto quello che noi diciamo in maniera particolare, posso sbagliare io come posso dire delle cose giuste e viceversa anche altre YouTuber. E quindi riflettevo su questa cosa, ma vi mostro quello che io ho preso e che secondo me personalmente a me volevo provare e che quindi come prodotti mi sono piaciuti. E spero che anche voi mi diciate la vostra e cosa ne pensate, perché sapete per me quanto il vostro consiglio sui prodotti è fondamentale e quanto il vostro pensiero conti per me. Quindi se sbaglio, comunque se è giusto, io non lo so. So che comunque ho pensato questa cosa, la volevo condividere con voi perché ormai si sta creando un rapporto, crescete sempre di più e questa è una cosa che non può che farmi felice. Io nel mio piccolo cerco sempre di accontentare tutte quante voi e quindi sono
sono curiosa di sapere a riguardo cosa ne pensate. Allora, della linea comunque di NARS, aperta e chiusa la parentesi che voglio provare, innanzitutto questo è il nuovo fard di Pierre Hardy, che ha fatto in collaborazione con NARS questo colore, che è particolare perché è il make-up estivo di questo colore che vi mostro, che mi piace come nome, che si chiama Boys Don't Cry. Molto molto carino anche il packaging, mi piace molto questo che sembra plastificato, ecco, questa gomma un po' particolare, ecco, più che plastica gomma, e questo è il colore nuovo del fard, eccolo qui, che è di questo arancio con questo oro. Ecco, io questo ancora non l'ho provato, lo proverò e poi ve lo, diciamo, anzi ve lo sboccio un pochettino, vedete, eccolo qua, è un colore molto molto acceso, però con l'abbronzatura mi piace moltissimo. Ecco qui, forse no, ecco qui, si vede meglio senza la luce. Mi piace veramente tanto. Quindi questo è un colore che per esempio nelle mie aziende mancava, così questo rosso acceso corallo, e ecco, e questo mi è piaciuto e l'ho voluto provare. Della linea sempre di, sempre tornando alla linea Orgasm, ho preso l'illuminante, che ho messo adesso sul viso, e lo trovo molto molto bello perché è un illuminante fluido con dei pigmenti dorati che scaldano e illuminano. Si può utilizzare sia da solo, adesso ve lo sboccio, sia volendo sotto un fondotinta un po' più chiaro per illuminare, o anche da base poi applicando su una terra. Eccolo qui, vedete? Ha delle perlescenze, mi piace moltissimo. Non so se riuscite a vederlo, leggermente color albicocca, e la consistenza veramente molto molto sottile e impalpabile, e quindi in questo momento che fa tanto caldo, dove quasi il fondotinta non si utilizza più, ma si dà spazio a una BB cream o una crema colorata o al gel, trovo che questo illuminante potesse fare al caso mio. L'unica cosa che proprio non mi piace moltissimo, e questo quindi la dice lunga, nel senso che va utilizzato poi con un prodotto dopo, è perché non ha fattore di protezione. Quindi o voi andate ad applicarlo con una terra che ha fattore di protezione, e ce ne sono varie, oppure lo applicate sotto ad una BB cream o comunque un fondotinta per scaldare anche il colore. Però non avendo fattore di protezione, da solo io non lo consiglio e personalmente non lo utilizzerei. Ho preso sempre della linea di NARS, però la nuova collezione, le matite labbra satinate. Eccolo qua, questo è il colore Bordeaux. Mi stanno piacendo molto l'idea delle matite, e eccola qui, ve la faccio vedere. Questo colore tra rosso mattonato ciliegia, molto molto lucido, perché io d'estate alleggerisco molto il colore sulle labbra, nel senso che mi piace avere proprio il rossetto più lucido, una matita pratica, veloce o lip gloss, perché d'estate fa caldo e fa anche sulle labbra, avere proprio un rossetto un po' pesante comunque dopo un po' mi dà fastidio, e questa matita mi piaceva perché ha un bellissimo colore che personalmente si sposa perfettamente bene anche secondo me con il fard, che è molto carino. Poi al limite vi farò un video, un tutorial su questi prodotti, che devo dire la verità, ecco, mi piacciono molto, questi mi piacciono molto. Ve l'ho detto, il fard l'avrei anche preso, ma non mi è piaciuto e quindi ho evitato. In più mi divertivano queste due cose che ho preso della linea di Urban Decay. Ho preso ecco, per esempio, un'altra cosa che vorrei provare è la Perversion della linea di Urban Decay, la matita, però puntualmente non la trovo mai, perché mi dicono sempre che è stravenduta, è una delle più utilizzate dalle youtuber, e quindi sono curiosa. Onestamente l'ho provata, non la posso dire di averla provata sugli occhi, non mi è entusiasmato, non è un nero tanto diverso da altri da attirare la mia attenzione. Cosa rispetto a questa matita che è la Glid Eye Pencil, che mi piace molto, che ecco, me la sono presa perché ora ve la swatcho, non le ho trovate in altre aziende. Quindi ecco, questa nera non so se la comprerò, forse per provarla, ma se no devo dire che per quanto sia stra utilizzata, onestamente non è che mi faccia impazzire. Quindi anche questo resta il punto interrogativo. Questo mi è piaciuto perché è un argento molto molto evidente. Eccola qui, ve la sto svuotando,
E ecco, si vede moltissimo perché la si può utilizzare nell'angolo interno, un doppio colore di eyeliner, la si può utilizzare nell'angolo interno per dare luminosità, in abbinamento a fare uno smokey eye con argento e nero che in qualche video anche l'avete visto. Ecco, allora, questa matita ci sta tutta perché anche delle mie aziende la fa Chanel, ma è stato un lancio, quindi un one shot, anche quello è terminato, ma non era così, tra virgolette, argentato grigio, e questo, ecco, è un colore che si vede molto, si vede, vedete, è molto molto intenso. E ho voluto prendere, è sempre anche della linea Urban Decay, l'ombretto mono, questo della linea, eccolo qui, ve lo mostro, il grigio glitterato. Perché non che le mie aziende non l'avessero, però volevo provare diciamo proprio il mono. Mi è piaciuto perché si presenta così, l'ho un po' sbocciato già, ma adesso ve lo mostro, vedete? È molto pigmentato e la particolarità è che ha molti molti glitter. Pigmentato perché è un argento grigio, quindi non è molto molto scuro. Eccolo qui. Quindi ho pensato di prendere la matita argento e questo ombretto iperglitterato perché anche da solo su tutta la palpebra mobile poteva essere secondo me molto molto carino e non di un colore eccessivamente scuro che appesantisce nel periodo estivo. Quindi questi sono stati i miei acquisti. La signorina mi ha regalato gentilmente dei campioni della linea di Sisley, lo struccante degli occhi, così vi farò sapere anche poi come mi sono trovata. Questi comunque li conosco già, quindi è per riprovarli. Il gel gommante per lavare il viso la mattina con dei microgranuli. La maschera alla rosa, ma la conoscevo già, infatti ho scritto anche un post nel mio blog. Fondotinta, questo mi piace molto, ma lo conoscevo già. E la crema contorno occhi della linea Sisley A, che è l'antietà per eccellenza. E l'unica cosa che non conosco e che mi fa comunque piacere provare, Sisley A, che è la linea solare della linea di Sisley, il doposole per il viso antietà. Sapete che io utilizzo quello della linea di Sensai, quindi mi fa piacere provarne uno in maniera specifica. Bene ragazze, questo è il mio ultimo video haul che ho fatto, che per il momento, perché poi andrò in vacanza, non so ancora dove. Ma vi terrò aggiornate e lì poi qualcos'altro sicuramente in vacanza, sapete, uno ha più voglia di provare e sperimentare. E quindi per il momento è stato l'ultimo video dei miei acquisti fatti recentemente. Quindi mi dedicherò a qualcosa di più speciale come dei tutorial, i video sui solari, quelli sui prodotti che io sto utilizzando per mantenere e preservare l'abbronzatura, sui profumi. Anzi, ditemi anche voi quale vorreste che io vi facessi, perché adesso finalmente sono un po' più libera e riesco tranquillamente spero, a editare più video tutti per voi. Aspetto di sapere cosa pensate sulla riflessione dell'inizio del video. Io vi lascio e vi do appuntamento al mio prossimo video. E come sempre, un grazie a tutte voi che mi seguite. Ciao ragazze!